In questo progetto continueremo a condividere suggerimenti e trucchetti per le decorazioni fai da te. Ti daremo dei consigli utili per risparmiare tempo e denaro nel creare i tuoi oggetti artigianali preferiti. Ti piacciono le string art? Allora troverai utili i seguenti suggerimenti. I chiodi piccoli e sottili vengono generalmente utilizzati per decorare cornici, quadri o sono dei supporti nella string art. È una vera sfida gestire questi piccoli chiodi. In primo luogo tendono a disperdersi e in secondo luogo c'è il rischio di colpire le dita. Ma c'è una via d'uscita. Ecco alcuni trucchi semplici e utili per mantenere le cose a portata di mano e tenere le dita al sicuro mentre si martella un chiodo. Prendi un piccolo magnete rotondo. Ti aiuterà a tenere i tuoi chiodi nelle vicinanze. E usa una piccola molletta decorativa per tenere le tue dita al sicuro. Basta tenere il chiodo con la punta e inizia a martellare. Il trucco della molletta è molto sicuro ed efficace. Un altro modo per martellare in sicurezza i minuscoli chiodi è usare le pinzette. Questi piccoli suggerimenti sui chiodini ti saranno utili nei progetti di string art. È il momento giusto per creare decorazioni originali per pareti o portagioielli. Ecco un piccolo suggerimento per aiutarti a raccogliere rapidamente piccoli oggetti di metallo. Prendi un anello di metallo senza decori e posizionavi sopra il piccolo magnete rotondo. È comodo e utile. Ruota l'anello verso il basso. Il magnete attirerà tutti i piccoli oggetti di metallo sparsi sul ripiano. Puoi usare l'anello in un modo diverso. Wow! L'anello con i chiodini è favoloso! Sebbene sia solo un riorganizzatore, può diventare un anello decorativo. Basta usare una pistola per colla a caldo per fissare i chiodini. C'è un altro trucco per raccogliere i chiodini o gli spilli e tenerli solo in un posto. Attacca il magnete sul fondo di una piccola tazza. Puoi usare la supercolla. Ti aiuterà a raccogliere tutte le minuscole cose d'acciaio e le terrà dentro. I chiodi e gli spilli sono mantenuti al sicuro in un unico posto. E ora un trucco intelligente per nastri di tessuto stropicciati da lisciare senza stiratura. Useremo la piastra per capelli. Liscia il nastro come se fossero i tuoi capelli. Perfetto! I nastri sono piatti e lisci. Per non sfilacciare il nastro, taglia prima la fine. Poi usa un accendino per scaldare il bordo. Ora il bordo sarà sempre pulito. Ti piace disegnare con i gessi? I gessetti lasciano sbavature sulla carta e sulle mani. Ma c'è un piccolo trucco per risolvere questo problema. Spruzza sul disegno della lacca per i capelli. Il sottile film di lacca proteggerà il disegno dalle sbavature. Ora se lo tocchi la tua mano rimarrà pulita. La tua penna a sfera preferita ha smesso di scrivere, vero? Non ne hai una di scorta a portata di mano? Rimuovi la ricarica. Ancora non scrive? Sposta la ricarica sopra la fiamma. Scriverà di nuovo. La penna funzionerà meglio. Fai solo attenzione a quando sarà esaurito l'inchiostro. La gomma scompare tutte le volte che usi una matita. Usa l'impugnatura di una penna. Cancella perfettamente. Anche un normale elastico funzionerà bene. Avvolgilo intorno alla matita. Ed ecco una gomma. Non ci sono tracce di matita. Lavoriamo spesso con i tessuti per realizzare quaderni in feltro. Puoi trovarlo nei negozi di forniture fai da te dove lo vendono in piccoli pezzi. Potresti avere bisogno di più feltro di un colore particolare, ma non c'è più lo stesso tessuto nel negozio. Ma tu avresti bisogno di un pezzo più grande. Il feltro ha una caratteristica speciale. Si estende senza strappi, diventa solo più sottile. Tiralo in diverse direzioni. Ok, il pezzo di feltro è diventato più grande. Inoltre è possibile modificarne la forma grazie all'elasticità del feltro.
Utilizza dei piccoli ciuffi per coprire attaccature poco carine o con della colla visibile. E ora alcuni consigli su come realizzare decorazioni per le feste. Questa accattivante ghirlanda e le palline possono essere dei centrotavola low cost per il design delle feste. Tuttavia può richiedere tempo per realizzarli. Avrai bisogno di palloncini e di fili. E colla bianca. Dovrai spalmare la colla sul filo. La colla può spalmarsi sulle tue mani e sul tavolo, e i fili scivolano costantemente via dalla palla. Alla fine non hai più alcuna voglia di continuare. È il momento giusto per inventare qualcosa di interessante. Prendi un bicchiere di plastica. Fora nel fondo con un ago e tira il filo del colore necessario. Versa un po' di colla bianca sul bicchiere. Il filo passa attraverso la colla. Puoi avvolgerlo intorno al palloncino lasciando le tue mani pulite. E non c'è goccia di colla sul tavolo. Ottimo! Abbiamo creato un sacco di palline rapidamente e facilmente. La ghirlanda e le lucine fatte a mano sembrano carine e creano un'atmosfera di festa. Bene, ora ti daremo alcuni consigli sulla pistola della colla a caldo. Generalmente la usiamo per fissare le cose, ma può anche aiutarti a realizzare decorazioni a basso costo. Prendi una vaschetta per cubetti di ghiaccio personalizzata. Cospargi con vaselina o qualsiasi grasso l'interno degli stampi prescelti. Riempili con la colla a caldo. Quando asciutte, rimuovi le figure. Ci vorrà poco tempo per ottenere decorazioni uniche. Devi solo dipingerle con qualsiasi colore tu voglia. A volte è necessario correggere la forma della colla a caldo. Succede quando si tocca accidentalmente la colla quando è ancora calda. Immergi il dito nell'acqua e leviga nella superficie. È tutto! Puoi decorare alcuni oggetti di casa usando la colla a caldo. Un semplice barattolo può essere trasformato in un elegante elemento di design usando la colla a caldo. Può essere facilmente applicata sulla superficie del vetro. È strana, sembra quasi panna montata. Coprila con colori acrilici e ottieni un fantastico dispenser di sapone. La pistola per colla a caldo può aiutarti a realizzare una decorazione personalizzata su una custodia bianca. Delinea l'immagine scelta. Crea un effetto 3D usando la colla a caldo. Copri gradualmente l'intera superficie. Una volta asciutta, applica il rivestimento acrilico. Abbiamo un nuovo design della custodia del cellulare in modo rapido e semplice. È anche possibile utilizzare un modello di carta. Aggiungi la colla a caldo per dare volume all'immagine. Colora la colla di bianco. Attacca un tuorlo in argilla e un uovo fritto abbellirà la custodia del telefono. Puoi anche usare questo trucco per creare gioielli. Copri il ritaglio scelto con la colla a caldo. Aggiungi alcune decorazioni. Attaccalo alla base in feltro. E un favoloso pendente a forma di luna è pronto! È facile realizzare questo semplice gioiello. Hai le forbici spuntate proprio quando ne hai bisogno? Ecco la soluzione! Hai bisogno di un foglio di alluminio. Taglialo continuamente con le forbici. Prova il risultato! Le forbici tagliano il tessuto perfettamente. Ci sono voluti solo pochi minuti per affilarle. Se hai bisogno di ritagliare una sagoma, faresti meglio a prendere un cutter. Taglia in modo netto e ordinato. Il cutter crea sagome precise e consente di tagliare anche piccoli elementi. Si risparmiano tempo e fatica quando si realizzano oggetti di carta e in questo caso è utile per decorare i portacandele. Il cutter può smussarsi come qualsiasi altro strumento. Affilalo con l'alluminio. Riprendi di nuovo il tuo lavoro. Piega più volte del cartoncino. Il cutter taglia ogni strato. È piuttosto affilato. Avrai bisogno del cutter con la lametta quando ritagli dei pannelli. È facile lavorare con il cutter, anche se il compito è molto complicato. Le linee sono nitide. Copri di glitter il pannello. Ottimo!
Il pannello è proprio come lo volevamo. Un cutter con le lame segmentate è ancora più utile. Basta staccare una lama smussata per ottenere un cutter affilato in un secondo. Abbiamo tagliato motivi intricati in questi pannelli di carta usando un cutter. Fantastiche decorazioni economiche per le pareti. Linee del taglio perfette. Difficile dire che siano stati fatti a mano. Speriamo che questo tutorial ti possa aiutare nei progetti fai da te. Scrivi i tuoi consigli utili per il fai da te nei commenti. Condividi questo video con i tuoi amici. Iscriviti a Trum Trum e clicca sul campanello. Creiamo accessori ed elementi decorativi fantastici e realizziamo nuovi video proprio per te.